titolo della mia relazione è La comunità si è messa in moto. Per rispondere a questa domanda penso di suddividere la questione in tre punti. Il primo è: chiediamoci se si sono messi in moto i professionisti della sanità. Se guardiamo quello che è successo nella comunità scientifica, vediamo che, a parte qualche illustre predecessore da Ippocrate, Mercuriale, è dagli anni 70 che si incominciano a intravedere delle linee guida che vedono l'attività fisica come la promozione della salute. Hanno un approccio prevalentemente clinico e solo negli anni 90 si arriva a un approccio più di sanità pubblica rivolto a tutta la popolazione. Bene, l'argomento quindi è ancora giovane, e lo dimostra anche il fatto che le pubblicazioni che vedono salute e attività fisica si sviluppano in particolare a partire dagli anni 2000 e hanno una vera e propria impennata a partire dal 2005. Quindi l'interesse è un interesse tutto sommato ancora giovane, ma molto molto in evoluzione. Il secondo punto è relativo al fatto se questo crescente interesse si sta traducendo in azioni concrete, interventi concreti. Se guardiamo le banche dati, se guardiamo le esperienze che si stanno sviluppando in internet e comunque in tutti i canali che raccolgono questo tipo di progetti, vediamo che anche qui dalla metà degli anni 2000, quindi sempre più o meno dal 2005, c'è un'impennata di interventi e di progetti che riguardano ambiti diversi, per esempio l'ambito scolastico con il Piedibus, con interventi rivolti ai ragazzi, ambiti come la promozione dei gruppi di cammino, la promozione di ginnastica per gli anziani, eccetera. Tutti interventi che sono spesso promossi dalla sanità pubblica. Ecco, la sanità pubblica ha anche il compito di attivarsi come promotore di un intervento intersettoriale, quindi coinvolgere anche gli altri settori della società per far sì che in tutte le politiche, quella urbanistica, dei trasporti, della scuola, eccetera, entra il tema della promozione dell'attività fisica. Questo ancora ha molti passi da fare e direi che le esperienze qui ci sono, ma sono ancora molto limitate. E da ultimo vediamo come questo interesse e come questi interventi stanno in qualche modo avendo un impatto sulla modifica dei comportamenti e quindi a più lungo termine anche sui benefici di salute. I dati che ci forniscono i sistemi di sorveglianza, PASSI, OCHIO, HBSC, ci dicono che qualcosa si sta muovendo, però ancora non in modo così significativo. Vediamo che il nostro paese ha ancora una preoccupante situazione che riguarda i bambini, che dagli 8 ai 9 anni hanno pochissime ore di pratica motoria, e anche negli adolescenti dagli 11 ai 15. Nella popolazione più giovane, adulta e anziana, la situazione è di circa un terzo di sedentari, un terzo di insufficientemente attivi e solo un terzo di persone attive. Quindi c'è molto da fare. Se guardiamo alcuni dati di tendenza negli ultimi tempi, vediamo che, per esempio, nella regione Emilia-Romagna, dove sono stati sviluppati determinati interventi, si incomincia ad osservare un trend che fa ben sperare, perché c'è un aumento dei fisicamente attivi nelle persone dai 50-64 anni e una riduzione delle persone sedentarie nelle classi più giovani. Sono piccoli segnali, ma sono segnali di un cammino che si è intrapreso e che va continuato e sviluppato.